le condanne in primo grado sono state confermate, salvo una piccola prescrizione, un fatto insignificante, diciamo, ma la sostanza delle condanne in primo grado ha retto. Ci sono poi altre condanne, perché le assoluzioni sarebbero 22 su 30 e quindi ci sono 8 condanne complessive. Sì, ci sono delle condanne dei Colangeli e poi ci sono delle condanne di Provolo e Bianco, però purtroppo, siccome l'audio della sala non era perfetto, non si è ben compreso quali fossero i capi nell'audio, se fossero stato per il depistaggio o per il problema del mancato funzionamento del sistema Augusto di protezione civile. Su questo punto non sono ancora in grado di averlo compreso e fra poco ci consegneranno materialmente il dispositivo della sentenza, le copie cartacee, e quindi saprò rispondervi a qualche minuto, perché su quel punto l'audio è stato scarso. Provolo, che lei citava, e l'ex prefetto di Pescara. L'ex prefetto di Pescara, sì. Ritengo che ci siano state delle valutazioni in merito, la sentenza sarà pubblicata il 10 maggio e quindi ci saranno delle variazioni in merito in ordine a come si sono verificati gli eventi, questo è chiaro dai nomi che sono stati condannati, su questo vi è una qualificazione diversa da quella fatta dal giudice primo grado. Si può dire l'entità della condanna di Provolo? Si può dire. Le condanne sì, salvo una piccola prescrizione per un capo irrilevante, diciamo, della sentenza. Ma l'entità, insomma, della condanna di Provolo? Mi pare un anno e 8 mesi. Come è stata accolta la sentenza? Un anno e 8 mesi. Scusate, come è stata accolta? Diciamo che stiamo ancora aspettando la lettura, i miei collaboratori sono in aula all'interno per vedere e leggere il punto per punto, virgola per virgola, che essendo una sentenza di varie pagine era difficile comprendere tutte quante le voci e fare il riscontro con i vari capi di imputazione. Sicuramente, diciamo, io posso dire per quanto possiamo accogliere noi di parte civile, temevamo, come tutte quante le sentenze, che l'impianto delle colpevolezze e delle responsabilità potesse cadere, e questo non è accaduto. La circostanza che si siano aperti determinati altri spazi anche di tutela delle nostre parti assistite significa che Regione Abruzzo anche dovrebbe, pensiamo, essere ritenuta potenzialmente civilmente responsabile di questo evento, in pendenza della condanna di Bianco, però dovremmo vedere le motivazioni. Diciamo, sicuramente ciò che è che ci sembra che la Corte abbia ragionato e abbia cercato di lavorare per fare giustizia, questo posso poter dire. Poi le sentenze si commentano leggendo e non si possono commentare da dispositivo, non è un tifo, non era un processo contro persone cattive, era un processo per colpa, e quindi come tutti quanti i processi per colpa non si possono, diciamo, ritenere gli imputati come dei personaggi scellerati.